Stiamo parlando del mese di maggio a Crotone, dedicato alle celebrazioni e alle festività in onore della Madonna di Capocolonna, un periodo caro ai crotonesi che si rivolgono alla loro mamma celeste. Intanto, presso il Museo e Giardini di Pitagora, proseguono gli incontri del GAC, il gruppo archeologico Crotoniate, e questa volta vi è stato un relatore d'eccezione, Monsignor Pancrazio Limina, presidente del capitolo cattedrale di Crotone, che ha relazionato sul promontorio Lacinio, dal culto di Era al culto di Maria. Aderito all'iniziativa anche l'associazione culturale Beata Maria Cristina di Savoia. Storicamente, come si tramuta il culto di Era Lacinia verso quello della Madonna di Capocolonna? C'è una non sovrapposizione, ma un battesimo. Il cristianesimo non ha mai ripudiato le culture con cui è venuto a contatto, e soprattutto la grande cultura greca, la grande cultura latina, no? Quella del passato. Il cristianesimo ha battezzato le culture, e in questo senso il battesimo è riuscito perfettamente, perché laddove il culto della fecondità, della fertilità, della madre terra era rappresentato appunto dalla dea Era, il cristianesimo ha sostituito, ha impresso, possiamo dire, un dinamismo nuovo con la figura e l'immagine e il ruolo di Maria, vergine e madre, no? E quindi la Madonna in un certo senso rappresenta il femminile, il femmineo, no? Che continua nel tempo a insistere in quel luogo e a portare le ragioni, ecco, di una fecondità che ancora oggi viene ed è rappresentata dalla bellezza del promontorio. Era Lacinia era considerata come la Madonna di Capocolonna, la grande mamma? Era, certamente, era la madre, no, degli dèi, regina degli dèi, moglie di Giove, no? E quindi in questo senso condivideva, no, una funzione straordinaria, no, di controllo, la dea, la regina degli dèi, la madre degli dèi. Ha avuto una sua configurazione il culto di Era, soprattutto in quel tempo, questo di Capocolonna, da essere un punto di riferimento per tutta la Magna Grecia. Fino a quando è persistito il culto di Era Lacinia? Ci sono dei dati, dei documenti? Ma il culto di Era Lacinia fino a che il mondo pagano è esistito. Con l'avvento del cristianesimo è stato sostituito in maniera soft, in maniera light, potremmo dire oggi con i nostri termini, ma tutto è avvenuto con un processo che ancora oggi ci dice una dinamica. Per esempio, faccio un esempio: quando gli Elleni, quindi i Greci, conquistati da Micello, sono venuti a Crotone, c'era già una, sul promontorio, c'era già il culto della fertilità con la dea, no? Una dea precedente. E Micello e gli Elleni si sono guardati bene dall'offendere la dea, ne hanno continuato il culto, ecco, accanto all'altro, poi l'altro è diventato prevalente, no? E per concludere le chiedo, il canto Nera Mabella, quando cita Capocolonna sacro è per te, quanta storia raccoglie, se pensiamo ad esempio a Gaziolo Morel? Ma tutte le strofe sono bellissime. Non trovo il sole più l'ardua mole aiuno eretta. No? L'ara eretta in onore di Giunone. Perché? Perché ormai è una nuova era, c'è un nuovo sole che è Cristo. Queste lezioni del GAC 2022, quanto successo stanno raccogliendo? Ma il successo non lo so, perché cioè, il successo c'è più di riflesso, nel senso che siccome non tanto in presenza, però sono diffuse tramite Facebook, quindi si può ascoltare la diretta.
su Facebook, e poi eventualmente si può ascoltare la registrazione che resterà, insomma, dopo la diretta, insomma, quindi a disposizione di tutti su Facebook e anche su YouTube, sui canali gestiti dal gruppo archeologico crotoniano. Se dovesse descrivere il gruppo archeologico oggi, come lo definirebbe? Come lo definirebbe? Il gruppo continua sempre in quella che è stata la sua attività, insomma, che è dedita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico della città di Crotone. E oggi la coscienza dell'esistenza di questo patrimonio è cresciuta nella popolazione, e quindi però il gruppo continua sempre nella sua attività didattica, che è quella che confluisce nel corso di archeologia.